Nostro TG itinerante oggi nella Valle dell'Ufita, andiamo a Melito Irpino a scoprire il castello Longobardo, la sua città giardino, i percorsi fluviali e le produzioni locali. Ci colleghiamo con Rino Genovese. La musica dei tre compari, oggi diventati quattro, l'antica Tonnanella con gli organetti tradizionali, ci accompagna nella rappresentazione delle eccellenze del principe della Valle dell'Ufita. Buon pomeriggio da Melito Irpino, la città giardino. Ci troviamo nel cuore della Valle dell'Ufita, ad una trentina di chilometri da Avellino, una ventina da Benevento, a pochi minuti dall'uscita autostradale Grotta Minarda sulla Napoli-Bari. Questa è Piazza degli Eroi, la piazza della Melito moderna, perché Melito è una città dai due bellissimi volti. Allora conosciamo le due anime di Melito, iniziando il nostro volo che ci porterà da Annibale il Cartaginese alla città giardino. Sorgeva forse qui la città citata da Tito Livio e distrutta dai Romani durante la Seconda Guerra Punica. Melito Irpino, l'antica Melas. Nel periodo medievale il borgo cresce attorno al suo castello, fortificazione dei Longobardi, poi ampliata dai Normanni. Protezione perfetta per la Valle dell'Ufita contro le invasioni dei bizantini stanziati in Puglia. Guardate la bellezza del vecchio borgo, abbattuto per motivi di sicurezza dopo il sisma del 1962. Urbanistica medievale, una città presepe, di cui restano le testimonianze più significative, il castello e la chiesa di Sant'Egidio. Un set cinematografico naturale, queste sono le scene del film La pelle di Liliana Cavani. Melito, bella da impazzire. Un paese così bello da causare il primo dirottamento aereo della storia. Era il primo novembre del 69 quando Raffaele Minichiello, marine negli USA, dirotta un aereo di linea interno da Los Angeles per ritornare e rivedere la sua amata e bellissima Melito. La vecchia Melito oggi fa parte della rete dei borghi della memoria. La nuova Melito. È una città giardino, costruita secondo le moderne concezioni antisismiche per isole abitative, un tuffo quotidiano nel verde. Ogni strada e piazza ha il nome di un fiore. Qui gli alberi diventano romantici. Passeggiamo nella pineta dell'abbraccio perché circonda tutta la cinta urbana come a proteggerla in un grande abbraccio. Il meraviglioso spettacolo di questi straordinari prodotti della terra. Siamo in un territorio a fortissima vocazione agricola e qui anche i nomi dei prodotti tipici si collegano al territorio. Sì, in effetti noi abbiamo pensato di collegare il territorio al vino attraverso i nomi. I nostri vini che appartengono alle DOP e le DOCG campane, ad ognuno di loro abbiamo dato un nome appunto legato al dialetto, come Insisto, Nastizza, Capomast, che è il nostro dialetto quotidiano. Ma siamo anche nel regno di un olio conosciuto in tutta Italia. Sì, qui ci troviamo nel cuore delle colline della Valle Ufita, dove si produce un eccellente olio, il Ravece, uno dei DOP più prelibati della Campania. Paolo ci fa vedere in diretta una filata perché qui eccezionali sono anche i prodotti caseari. Qualche giornalista ha definito Melito il paese ideale in cui vivere. Lo lasciamo decidere a voi dopo aver visto il prossimo servizio. Si cavalca nella storia sotto l'occhio vigile del castello o lungo i percorsi fluviali dove la storia è iniziata. Il fiume Ufita, affluente del fiume Calore, un tempo divideva in due il borgo medievale, oggi è uno straordinario parco per sport fluviali. Il
trekking, le passeggiate lungo il fiume, nelle terre illuminate dai colori del grano, i profumi delle bottaie, la passione di una comunità che punta in prospettiva a trasformarsi anche in una città dello sport ed oggi, valorizzando le tradizioni, sta diventando protagonista nel mondo. Stiamo esportando la tradizione della cucina melitese all'estero. Il primo passo è stato andare in Svezia, in una scuola internazionale. Abbiamo insegnato a fare cicatilli ai ragazzini. Oggi i ragazzini svedesi sanno cucinare i cicatilli. Sì, oggi sì, e sono entusiasti. Partendo da una grande tradizione familiare, da Melito Irpino abbiamo lanciato una sfida che in soli 3 anni ci ha reso leader in Italia nella produzione e nella vendita online di prodotti per la creatività, Uncinetto e Ferri. I nostri allevamenti sono la massima rappresentazione del rispetto del benessere animale. Una città che guarda al futuro come il grande occhio stilizzato, il mosaico simbolo di una delle piazze più ampie di Irpinia. Nell'area PIP, aziende leader dell'import-export italiano con prospettive straordinarie. Perché alle spalle di questi capannoni sta per arrivare qualcosa che rivoluzionerà il futuro di Melito. La stazione Irpinia, uno snodo fondamentale dell'alta velocità ed alta capacità Napoli-Bari che unirà Tirreno ed Adriatico attraversando la Valle dell'Ufita. Terra di grani secolari, il famoso pane melitese. Tradizioni abbiamo visto che stanno conquistando il mondo, i cicatielli che vanno in Svezia. Sì, i cicatielli è il nostro piatto tipico proprio del paese e sono fatti a mano con semola e acqua e poi conditi con un sugo di pomodoro e un pesto di aglio e puliero che è una menta selvatica, prettamente selvatica, che si trova nelle nostre zone. Un altro grande piatto? Sì, la minestra maritata che si caratterizza proprio per la varietà delle verdure, infatti è fatta con cicorietta, scarola, bietola, verza e poi si accompagna con la pizzaiola. Una focaccia fatta di farina di gran turco. Un comune in controtendenza rispetto a quelli delle aree interne che vivono i problemi dello spopolamento, della disoccupazione. Sì, noi da qualche anno registriamo un'inversione di tendenza. Molte famiglie hanno deciso, anche da fuori regione, hanno deciso di venire a vivere a Melito. Ci stiamo impegnando molto con alcuni interventi di riqualificazione urbana per promuovere e valorizzare la vocazione residenziale del nostro comune e per creare le condizioni ottimali per attrarre investimenti anche dall'esterno. E noi vi lasciamo con queste bellissime immagini della città giardino di Melito Irpino, dell'antica Melito, invitandovi il 13, 14 e 15 luglio a venire qui per il Melito Music Fest ed assaporare dal vivo questa meravigliosa realtà irpina. Grazie a Rino Genovese.